Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova parte di Minecraft. Mi sono cotto il pesce e tutto il resto. Adesso possiamo andare a fare una capatina nella caverna che ho scoperto vicino a casa mia. Allora, vi racconto una cosa prima. Stavo cuocendo il pesce e avevo messo così il gioco, perché se lo mettiamo così il gioco va avanti, ma noi possiamo, che so, guardare qualche altra finestra nel nostro PC. E mentre se facciamo ESC il gioco non va avanti. Ecco, io avevo messo così, esattamente. E poi mentre ero un attimo su Facebook, sento psh, boom, mi è esploso un creeper alle spalle e non ho idea di come Cristo sia entrato. Io non so come abbia fatto ad entrare. No, non proprio non mi capacito di come abbia fatto ad entrare. Comunque il legno ce l'abbiamo. Adesso uso un metodo tutto mio, no, tutto mio niente, perché già parecchia gente lo usa, per scendere. Oh, ecco, scendiamo già subito e veniamo accolti proprio con... cioè, si vede che ci vuole bene quello scheletro. Però aspettate, adesso lui è bloccato dall'arco, quindi se metto qua... A noi due! Stronzo, tu che mi vuoi sempre male. Io non t'ho fatto niente, però te mi vuoi uccidere comunque. Allora, mettiamo un attimo su Cave. Lo so, ragazzi, che molti di voi non vorrebbero mai più vedere una caverna nella mia parte. Ciao! Basta un po' d'acqua e lo scheletro va giù. Lo scheletro va giù. Lo scheletro va giù. Merda, sei qua invece. E dai, un po' di ottimismo ci vuole. Oh, merda, lag. Qua sono vicino al mio spawner. Ne sono certo. Oh, ancora. Ancora. Quanti ce ne sono? Quanti ce ne sono? Oh, no, 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 non è possibile. Brutti bastardi. No, non mi rassicura per niente il suono che sto sentendo, ho paura, ma... Merda, cosa? No, no, non ci credo. Non ci credo, è uno scheletro completamente rivestito d'armatura in oro. Ancora, è tu! Adesso ti ci metti anche tu, eh? Finiti gli scheletri, cominciano i ragni? Ma io vado dove c'è la profondità, ovvero qui. Ah, ma qua ci siamo. Ciao! Ciao! Qua ci siamo già stati. Sì. Allora mi pare. Oh! Oh! Un po' di. Adesso faccio una bastardata! Ciao! Questo ferro qua lo lascio qui perché tanto non mi serve. Allora, vediamo un po' che cosa fare. Il mio spawner. Aspettate che vado. Oh, oh. Oh, merda, volevo andare a trovare il mio spawner. Ma io devo ammazzarmi per trovare il mio spawner? No, ma scusate. Ecco, il mio spawner dovrebbe essere qua. Ho paura. Ma veramente? No, di qua non si va. No, 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 no. Adesso no, 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 adesso torno in superficie. Ah,
di lì ero risalito. Là c'è uno zombie. Ma per il resto non mi interessa. Devo sfruttare questa corrente, questa cascata. Usare l'acqua per risalire è un ottimo metodo. Non mi ricordo però dove sono. Ah. No, di qua comunque dovrei essere venuto. Allora, qui. Ok, qua. Ancora, dove sei? Qua c'era. Ok. Io dovrei essere venuto da di qua. No. Nemmeno. Da di qua? Boh, qua io. Qua. Mi fa risalire in mare, ma a questo punto sapete cosa vi dico? Chi se ne frega. Io qua c'è il ghiaccio. Eccoci! Ah, dannazione, non siamo riusciti. Però è vero che qua comunque siamo esattamente sopra il punto. Quindi deve trovarsi prima o poi per forza qua. Io continuo a scavare in linea retta, ma deve trovarsi qua. No, perché è impossibile che non si trovi qui. Ecco, infatti si trova qua, cosa vi dicevo. Va bene, era solo comunque per andare a fare una capatina, niente di importante. Adesso uso questa cobblestone per risalire. Ok, bene. Surface. Vediamo, vediamo, vediamo cosa c'è da fare. Ah no, vabbè. Ah, sì, col ghiaccio possiamo andare anche per di qua, ma sì. Allora, ah, abbiamo i mattoni di pietra, ci siamo dimenticati. Ah, mi sono dimenticato io fuori dal video di depositarli. Me li vado a depositare allora. Ah, sì, la canna da zucchero un po' era cresciuta, l'ho piantata. Voglio vedere se ci sono delle scale. No, le scale no. Però. Allora. Osso. Freccia. Mattoni. E l'ascia di ferro la mettiamo tra gli attrezzi. Ah, dunque. Io volevo già da. Ah, sì, un'altra cosa importante da fare. Che però continuo a rimandare perché non mi ricordo. Mi faccio. Allora, per cominciare. Voglio farmi le finestre della casa. E intendo farmele in vetro. Allora, intendo farmi dei finestroni grandi così. Magari così, vediamo cos'è che sta meglio. No, sta meglio così. Però ci serve un gran numero di. Ecco. Ah, in modo che i mob non entrino. Me lo lascio così solo perché i mob non entrino. Ci serve un gran quantitativo di sabbia. Da trasformare in vetro, appunto. Adesso vado a vedere quanta ne ho, ma comunque ne ho pochissima. No, è inutile che io vada a vedere, faccio un giro inutile. Vado, anzi, con questa pala comincio già a prendermene un po'.
Cioè, serve veramente tantissima. Per questo adesso faccio un giro un po' di tutte le spiagge sabbiose di tutte le coste. Allora. Ma. Ok, adesso c'è l'acqua normale, statica. Beh, ragazzi, non so che cosa dirvi, comunque stiamo progredendo, eh. Cioè, solo da dire questo, che stiamo progredendo anche abbastanza bene. Ok. Abbiamo già 58? No, ma mi sa che non, no, comunque non ci sono ancora sufficienti. Mi devo ricraftare dei secchi perché vado a prendermi della lava. Da usare come combustibile, sapete che l'abbiamo usata per parecchie parti e la continuerò ad usare. Perché? Perché è un ottimo combustibile, sempre rinnovabile, che non, ad esempio il carbone lo consumiamo alla lava, sì, ma anche la lava lo consumiamo, però quando abbiamo finito il secchio di lava, andiamo in miniera e ce ne prendiamo subito un altro. Allora, già ne abbiamo parecchia di sabbia, non mi sta deludendo. Allora, metto qua il legno di betulla, mi prendo un po' di ferro, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6 in modo da far due secchi, magari anche questo. Ok, e nella prossima parte andremo a prenderci un po' di lava, successivamente ci faremo i finestroni di vetro, che intendo farli in pannelli di vetro e non in cubi di vetro. Niente, vedrete tutto nella prossima parte. Ciao ciao!